Benvenuti da Mag21 nella presentazione del Masterclass in 3ds Max 2013 dedicato alla modellazione spline. Siamo nel volume 12. Il Masterclass è registrato nella versione 2013, sono allegati i file anche per la versione 2010, abbiamo una compatibilità con 3ds Max 2010. 2011, 2012, 2013. Che cosa faremo all'interno di questo masterclass? È un masterclass dedicato alle basi della modellazione spline e alla costruzione di oggetti di design, come vediamo sarà presentato in questa viewport. Questo è uno degli oggetti che noi modelleremo insieme. È un oggetto apparentemente semplice, però ha delle forme particolari perché ha delle forme curve e ha delle forme anche un po' rettilinee sulla parte soprastante e si presta per l'utilizzo della modellazione in spline che faremo insieme. Il masterclass è strutturato in due parti. All'interno del masterclass sono presenti molti file. Abbiamo questi 23 file. Parleremo delle spline e di come sono state costruite le spline e qual è la loro struttura. Quindi un masterclass dedicato per chi per la prima volta comincia a lavorare con le spline. Faremo degli esercizi sulla topologia delle spline per comprendere come sono state strutturate le spline. Faremo dei tipi di esercizi anche base sulla comprensione della struttura delle spline e di quelli che sono i suoi sottoggetti, in relazione ad esempio ai vertici, ai segmenti e alle spline, indicato per utenti principianti ed utenti intermedi che vogliono comprendere tutta la struttura della spline. Noi lavoreremo con tutte le forme che sono presenti nella prima parte, e vale dire linee, rettangoli, circoli, ellissi, arche e tutta questa area. E in modo particolare studieremo le spline intese come conversione di editable spline. Questo vuol dire che faremo degli esercizi come questo che vi sto per mostrare, open, dove abbiamo una viewport. All'interno della viewport presente questa immagine che vedremo come gestire attraverso Nitrous o attraverso le Direct 3D perché avremo anche una gestione del background. Cosa importante, attraverso Editable Spline noi realizzeremo questa forma con i tools che sono a disposizione. Questo vuol dire che cominceremo a studiare che cosa sono i comandi relativi ai vertici, che sono tutti quelli che vi mostro qui. Che cosa sono tutti i comandi relativi a dei segment, che sono tutti i comandi che troviamo direttamente qua. Quali sono i comandi relativi alle spline come sottoggetto, che sono tutti i comandi che troviamo qua. Inoltre analizzeremo che cosa sono i renderings all'interno di viewport e che cosa sono le interpolazioni, come gestire le interpolazioni nella editable spline. Quindi è la base per chi deve lavorare. Poi introdurremo anche alcuni modificatori che lavorano con le spline, perché la spline ha la possibilità di essere utilizzata anche come oggetto che diventa tridimensionale. Qui infatti vediamo una estrusione, vedremo come creare questo oggetto semplice architettonico ornamentale, e lo utilizzeremo attraverso tutti gli strumenti che vi ho enunciato precedentemente. Una volta compresa come è stata strutturata la base delle editable spline, vedremo che all'interno si possono creare anche degli oggetti un po' più complessi, e vale a dire dalle forme particolari come oggetti di questo tipo. Questi oggetti infatti hanno una particolarità e hanno una forma molto morbida, e vedremo quali sono le possibilità di creare queste forme morbide
o meno morbide attraverso una modellazione spline e alcuni modificatori che si chiamano ad esempio surface, che creano queste forme morbide. Nel modificatore surface, che troviamo direttamente qui sopra, vedete che avremo tutta una serie di modificatori come cross sections e di spline, eccetera, e osserveremo qual è la struttura delle spline, perché qui avremo tutta una serie di maniglie che sono le maniglie di Bézier in relazione alla struttura dei vertici. Infatti noi vedremo nell'area del quad menu come utilizzare i vertici in relazione alle loro proprietà che sono impostate qui dentro. Le spline ci danno la possibilità di creare delle strutture, queste sono forme create con le spline, che hanno anche diverse tipologie, vale a dire che qui abbiamo una base che ha una certa forma, lo vediamo anche nella vista top, e poi diventa una forma circolare. Noi vedremo in questo masterclass come si creano queste tipologie. L'oggetto che modelleremo insieme, che è l'oggetto di spremi agrumi, vedete che ha una struttura proprio intesa con questa tipologia. È possibile quindi creare delle forme che partono in un certo modo e finiscono in un altro modo. Osserveremo come creare la forma superiore e poi quali sono le possibilità per creare le forme intermedie. Qui abbiamo delle forme intermedie che sono state realizzate, poi vedremo chiaramente come rifinire la forma. Faremo due simulazioni diverse, una più versatile e una meno versatile, così avrete la possibilità di comprendere qual è il workflow di lavoro più corretto per raggiungere le forme finali, che sono le forme che vedrete rappresentate qui. Faremo anche delle operazioni diverse su alcuni elementi, come questa parte, vedremo come si bucano le parti, come si tagliano, perché poi questo è un elemento a sé stante che viene inserito direttamente, e come creare le stesse curvature che sono presenti su questa parte, in modo da far coincidere poi gli elementi correttamente in questo modo. Nel file finale noi avremo due simulazioni di render con due tipologie di illuminazione diversa all'interno di Mental Ray. Quindi avremo questa tipologia di illuminazione e poi avremo un'altra tipologia di illuminazione più avanzata, che di solito non utilizzo, che vi darà la possibilità di creare due simulazioni diverse. Quali sono le due simulazioni? Le due simulazioni sono queste. Una simulazione ci dà la possibilità di creare questo tipo di immagine, che poi avremo allegata all'interno dei file, con una illuminazione attraverso System Daylight, e vedremo come si crea questo tipo di simulazione, come si creano i materiali, come si dà il contrasto su alcune parti delle ombre, come si controlla illuminazione indiretta e il controllo di esposizione dell'immagine. Altresì avremo anche un altro tipo di illuminazione, che vale a dire l'altra illuminazione, che è un'illuminazione più morbida che questo tipo di illuminazione. Sono due cose completamente diverse e noi vedremo come realizzare tutte le due tipologie di simulazione. Sono dei render validi in qualsiasi situazione perché hanno due proprietà diverse di simulazione. Come vedete qui abbiamo anche un effetto molto morbido, questa è la parte retrostante. Vedremo anche nel masterclass come creare lo spessore dell'oggetto, perché le spline non hanno lo spessore, però noi introduciamo poi uno spessore attraverso vari modificatori all'interno della spline. Questa è una screenshot, una cattura a schermo del wire del nostro oggetto che modelleremo insieme. All'interno del masterclass poi ci saranno alcune lezioni che sono lezioni un pochino più semplici relative alla creazione ad esempio dei testi, come si creano i testi, alla creazione di nuove forme che sono le forme all'uovo, come si utilizzano le sezioni, soprattutto in ambito anche architettonico o anche di design, faremo degli oggetti semplici. Queste, essendo lezioni semplici, non avranno i file allegati, ma avrete tutto la possibilità di comprensione di come sono generati ad esempio gli archi, le
tutte le modalità di generazione, perché ci sono modalità di generazione attraverso tutte le opzioni che cambiano in relazione a quello che noi stiamo selezionando. Ad esempio, le liste, vedete che ogni oggetto ha le sue proprietà. Questa è la base della modellazione spline in 3ds Max, come ho detto, indicata per utenti intermedi ed avanzati, e vi darà la possibilità di generare questa tipologia di oggetti e di rendering. Io vi ringrazio e vi saluto. Saluti da Marco.